gli ha rotto il vetro della macchina. Oh cazzarola. Oh cazzarola. Mia, che vuoi Alexa? E dammi la zambetta? Alexa, abbaia! Oh, aia! 5 euro, grazie! Sì, ecco te. Grazie. Grazie, arrivederci. Ma signora, arresto! No, 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 signora! Signora, arresto! Ah, sì, che c'è? Che sbadata, accidenti, grazie. È già qua? Sam, come ce l'hai, Siri? Maschio. Fa vedere, non ci credo. Ehi, Siri. Rispondimi. Ave, come ti posso aiutare? Ma, ma come mi chiamo io? Signora, scusate, ce l'avete l'acqua? Aspetta. Sì. Esci acqua. Fai vedere la tua ragazza, va bene? Dai, amore, vieni qua, dai, vieni, vieni. Dai, vieni. Oh, ma insomma, che volemo fa? Volemo tirare sto pallone, aspettiamo che cala Gesù Cristo, porco di... Sei sveglio? Com'è per chiamare alle poste? Come l'altra volta che mi dà il segreto della servizieria telefonica. E la canzone di Amici, com'era quella che mi ha fatto sentire? Hai voglia dopo di accompagnarmi, che dobbiamo comprare le carote? Mi ha chiamato Patrizia per chiedermi se passavi a prendere le uova. La compri anche una Coca-Cola Zero e il dolcificante. Ma alla fine ti avevano risposto per quella domanda. Su quale sito è che era la ricetta degli asparagi? Prima è passata una signora. Che hai detto? Beh, non fa niente, non si vede. Che fa? Amore, e si vede, amore, aggiusta. No. Amore. No, non esiste proprio. Amore. Amore, ma è la tuta, ma che vuoi da me? Aggiustati. È la tuta. Ce l'hai le mutande, sotto, aggiustati. Ma che ne tengo in mutande, scusa. Mettile il tuo cazzo là. Sta nelle mutande, ma questo scemo. Amore. Amore, ma questo scemo. Amore. Vado a parlare con la gente. A parlare con la gente, che cosa? Per una Lamborghini no, per Elettra Lamborghini sì. Devo ridere? O ti devo cacciare da sopra il treno? Scendo. Scendi. Ok. Buongiorno figlioli. Allora, leggete insieme a me qua sotto. C'è scritto l'importo e sotto c'è scritto consegnare al mattino. Guardate l'orario sopra, 10:52, regà. Vado, citofono, non mi risponde nessuno. Come mai? Chiamo, non mi risponde nessuno. Chiamo altre 2-3 volte, nada de nada, proprio zero totale. Che faccio? Lascio l'avviso e me ne vado. Dopo una mezz'oretta questo mi chiama, pronto, con chi parlo? Cioè,
io sono il corriere, io con chi parlo, specifichi nome e via. Sono il signore di via. Faccio, guardi, sono passato questa mattina alle 11:10, ma non era a casa perché non mi ha risposto. Ma io per mattina intendevo 1:15, 1:15. No, per me quello è già primo pomeriggio. Per me la mattina va dalle Oh, Luciano, ma sta bravo? Me la fai provare? Certo. Ma facciamo scambio? Sì. Va bene. Salve, salve a tutti. Vi ho comprato una piantina come pensierino. Ecco a voi. Buon appetito. Guardi, a me solitamente questi qua non piacciono, ma come li ha fatti lei sono veramente buoni. Comunque, parlando di cose serie, io penso che vostra figlia sia veramente speciale e sì, posso dire che sono veramente innamorato. Ah, oh belli, finalmente conosco coloro che hanno messo al mondo l'angioletto mio. E in più, guardate che vi ho portato come pensierino sto cartello che ho trovato lungo il marciapiede. Ah, oh signora, ma sto cibo è osceno, cioè senza offesa, ma sembra il cibo che mi dava nel riformatorio l'anno scorso, ma che è? Va bene, vostra figlia è stupenda e tutto, ma ora che vedo lei signora mi viene in mente la regola della maniglia, prima la madre e poi la figlia. Oh! Ma cosa fai? Che è successo? Ma ha preso la boccia quello! Allora, se n'è andato? Se la fa finta, se n'è andato o no? Ecco la borsa, ti è. Vedi, ti ho detto, così devi fare queste tecniche, andiamo. Oh, oh, zitta! 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 È l'orario del silenzio! Zitta! Mamma mia, quanto sei bella! Madonna mia, sei porno! Siamo in pista, check! Qua ci abbiamo un uracanivo! Shinue! Adesso ci saliamo e vi faccio sentire il sound check! Sound check! Shinue! E poi da questa passiamo a questa! Wow, ma che colore, oh! Potente, oh! Big break it! Shinue! Oh, ma non finiscono più, oh! Ma che rubetto, oh! Mashallah, ma che colore, oh! Apriamole! Oh, ma va che interni, oh! Oh, carbonio! Che potenza sta Lambo! Chiudiamo! Oh, ma... Wow! Shinoweb, com'è passata in 500 km/h? Oh, ma qua ce n'abbiamo già un altro. Poi se non è monodato non la filmavo neanche. L'apriamo. Va che interno. Mashallah, carbonio anche qua, capisci, no? Chiudiamo. E qua cosa tubichiamo? Ah, la performante, capisci, no? Dettaglio in carbonio, aerodinamica, Lamborghini attiva. Se no non mi parlare, fratello. E questo è il big spoiler che c'ha, oh. Va che rubetta, oh. Mashallah. Poi qua ce ne... Capo! Dove mi hai mandato? Questo grande posto di merda qua, capo. Questi uscire, questi scemi qua, questi fare entrare, uscire, mettere qua sopra, aspettare sotto al sole, sole che picchi in destra, qua, vedi? Io avere sto casco sudare, non ce la fare così. E la frizione, dove sta qua? Sono fottuto la frizione. Ah no, 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 questa sarà ibrida, sarà. Mannaggia, l'ibrida. Vai, vai, ma perché non parte? Ah, c'hai i comandi vocali, c'ha... Parti! Parti! Vai! Vai! È tutto in inglese. Come si dice in inglese? Go! 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 Start! Stramust! Va! Thank you.
Ah. Vieni un attimo. Che è successo? Mi stai nascondendo qualcosa? No. Mi dici sempre la verità? Sì, sempre la verità. Quindi tu non hai soldi da parte? No, che soldi? No. Beh, allora saranno i miei questi soldi che ho trovato qua? No? Non sono tuoi questi? No. Vabbè, allora. Mi sono dimenticato io. Tempo fa. Giusto? Sì. Va bene. Ok. Ma posso andare in camera? È ancora bagnato? No, è ancora bagnato. Aspetta, devi aspettare in bagno, non ti devi muovere. Ma scusa, ti che è bagnato, che cambia tra me e te? Io so dove devo camminare. Ah, no. Perché? Che è un camminato, stanno in min. Ciao capo, dimmi tutto. So che è sabato, ma ci servi al lavoro. Ok, ma per via del traffico tarderò un po'. Quando arriverai? Lunedì. Oh, ma non ne ha fa lezione. A buttare mamma tu. A so- Vabbè, certo che una bottiglietta d'acqua te la potevi portare. Mezzo le manca si muove, che allora hai sta sceme? Amo, scusa, mi ho fatto 5 minuti di ritardo perché praticamente non funzionava la piastra, mi dovevo stirare i capi. 5 minuti! 5 minuti! Mi hai chiamato alle 30. E 30? E sono 47, su 5 minuti. 5 minuti, so! Oh, mamma, se non ti fai stirare, ma te ne c'ho, mamma. Ma lo so! Comincia a me, non mi voglio intossicare, quindi ma stai zitto, porta la macchina e andiamo allora, da qualche parte. Allora, PlayStation, e sono brutto cazzo, figà, hai capito? No, ma ci voglio stettagnare, da sa, tu stai buona cosa, tu devi dire prima. Ehi, figlio. Sì, padre? Sparecchia i piatti. Mi dispiace padre, ti prego di perdonarmi padre, rimedio subito per favore, prendo, mi ero dimenticato che ogni compito in questa casa è assolutamente colpa mia. Mi dispiace, vedrò di non dimenticarlo mai più, scusami padre, scusa, vado subito. Ehi figlio. Io, pa. Sparecchia i piatti. Tu vuoi che sparecchio questi piatti? No, quelli del vicino, idiota. Quindi vuoi che sparecchio questi piatti e quelli del vicino? Sparecchia i piatti prima che mi incazzo. Minchia che palle, pa, non faccio mai niente dalla mattina alla sera, ma mi devo mettere a sparecchiare i piatti, oh figa. Ehi, figliolo mio adorato. Sì, coglione. Puoi sparecchiare i piatti, per favore, gentilmente. Cosa stai guardando, amore? Sto cercando di trovare con chi cazzo credi di star parlando. Occupato. Quasi quasi me la sto a far su. Vado a questo delle donne. E perché questo per chi è? Scusa? Dimmi che sei di Napoli senza dire che sei di Napoli. Qui frate ma frischiz, buongiorno. Frate. Guarda frate ma come sta potendo, cioè. Ma vedi mia, te si deve rimanere a Filippo di affaticato. Già vediamo, figlio. Che cosa vuoi, dici, che è successo? Che è successo, frate, è successo che stamattina mi ha cacciato, no? E andiamo in da fa. E ci stiamo sai che faccio? Ma che quarto nuovo. E per coppa mi ha capendo due case ti. Tanto hanno un tipo brillante che la piglia sempre, frate. Ah, tengo solo. Che? Non c'ho soldi. Un tipo come te ne so. Tengo solo. E te la piglia solo scuola. No, tengo solo. Vergogna. Quanto costano? Che? Oh, frate, te faccio un guappo prezzo proprio. Quanto fa? Allora, te faccio 3 pari 5 euro. Però ne parlo proprio. No. 3 pari 5 euro. O se te ne prendi un altro, il terzo è la tua fidanzata. Ha acquisto casettino. Ma già te ne sei innamorato, bro. Dirà, oh, so, ci fanno pari malamente, ma muoio 5 euro, frate.